Hai cioccolato adesso? Quella crema me lo porto. Sono in giro a manifestare tutti i giorni e viene il momento in cui non ci vedo più dalla fame. Ma allora ci vuole la fiesta. Bravo, bravo, come ci avrà mai, che così torno prima. Marie, vedi queste qua, costano assai perché sono del mulino bianco. Spero che siamo la ristrutturazione. Marie, la verità è che ci mangiamo solo schifezze. Come McDonald's. Bravo, hai visto che se ci pensi ci arrivo pure tu. Prendi l'ultima pubblicità, il nuovo Mac Chicken, il panino con il 100% di pollo. Ma perché prima che ci porti? E quelli che lavorano, ridono sempre. Tra novarina è solito, tra noi è stesso, ma rito c'è stesso, ma ridi. Tu tieni l'età, questo capo di Natale, lavori 12 ore al giorno per 300 euro al mese. Ma che cazzo di fai? E questo è il problema, Maria, la globalizzazione. Chi no? Ma che è sta globalizzazione? La globalizzazione è quando il governo dice che dobbiamo essere tutti quanti uguali. Quando dice, oh, ammatere tutti gli stessi globi. Come l'analisi? E lì tamo santo, cerchiate per capire, voglio fare un esempio. E che uomo, un esempio? E se non ti costa molto? No, che mi costa l'esempio? Le vedi queste scarpe? Le vedi? Gli fanno i bambini a Taiwan, che schifo! E se lo sapevo, non te le regalava? No, no. E tu hai fatto bene, se andassero tutti come dei bambini dall'adese fossero tutti disoccupati. Hai ragione, hai ragione. Che cavo, cattiene, ogni pensiero è tanto. Maria, noi non siamo una setta come ci vogliono far credere. Ah no? Noi siamo una decina, quindicina, portiamo lo striscione in piazza, ma giusto per farsi una camminata, ecco qua. Ciro, vive, vive, si fa buono. Hai fatto una bella figura. Grazie, Maria, è male che ci sei tu. Stai oggi nelle medie televisioni, Al Jazeera, CNN, cavi tu, tu le spavere, ma... E che sai se ti aggiustassi un po' particolare, potessi assomigliare alla Venere di Botticelli. Oggi vieni canale 5, ma lì ci vogliono far parire come degli straccioni. Le mangia franca a tradimento, come gente che non vuole lavorare. Io non voglio fare. Ah, a proposito, Ciro, ci sta un cartello giù al bar. Cercasi ragazzo. L'ho visto, ma la soddisfazione a quel fascista di papà non gliela do. Ti non vai a faticare, non trovo piatta a tavola. Ma che colpa mia, mica sono io che non voglio lavorare. È il sistema che sbaglia. Ma senza è così se la grande bulletta con ripeto cazzo, altro che piatta a tavola. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione quando me l'hai ragione, Maria. Beh, uno di questi giorni ti porta a qualche manifestazione con me. Sì, voglio venire. Ma tu devi essere pronta. Il disprezzo del pericolo. Sì. Marico, il su sei. È stato un cerellino con la quarta, ma quattro in dolcione. E allora sono pronto. Ho visto te? Sì. È stata una vecchia con te per tu in dolcezza. Marina, una volta stavamo manifestando contro la legge 405 e vada 2,3. Chi ma che dice questa legge? E che dice questa legge? È mondo anche tempo. Comunque stavamo protestando. O capri c'è tu anche la stavo in giro. Caricate il cellulare, voglio prima, Marina. Gli è andato a baccare sulla testa 75 e una donna. Che signore. Bisogna agire, bisogna protestare. I governi devono sapere che Polo non dorme. Ma da ricordo fatto un C80. E come non mi ricordo? Ma avanza! I 15 minuti più terribili della mia vita! Ma dove è andato tutti i compagni lì? Tutti scomati sangue! Diciamo basta! Tu dai la televisione in mezzo a tutto! Maria, ma sono i rischi per una rivoluzione, per un capo come me. Io sono uno che comanda. Il mio nome di battaglia è Ciruzzo Che Guevara. Tu li sfasi di quando arrivi in piazza. Oggè! Oggè! Io Cess son chi? E io sono orgogliosa di essere amico Oggè. Maria, il futuro è nelle nostre mani. Abbiamo il dovere di agire adesso per avere un domani migliore. Possiamo e dobbiamo cambiare il mondo e per non farlo dobbiamo aver paura di lottare! Anzi, è bella parlare tutti i mariti, ci sta questo scambio di vedute, queste ve le porto, e non lo scunta mai, Marie! Hasta la vittoria! Sempre! Ecco qua c'è Alice, ecco qua forse Alice, ecco qua di caffè. A noi napoletani toglietici questo momento di relax pure a patrone, magari con un simpatico di libertà come voi. Ah, sì, sì, no,
Allora io fratello lo faccio con le mie mani, in casa di Lurito. È giusto dato per la figlia Lurito. Ma anche a voi a volte vi vedo armeggiare con la macchinetta del caffè. Ah sì, ah sì. Scusate ma sta salendo. Sta salendo. Sta salendo. È salito. Scusate, professore, arrivederci. Salvo pure. Ragazzo delle caffè. Salito a piedi? Ascensore! E tutto questo energico prendono un pulsante. Ha toccato il suo bacio! Qua dentro ci sono pir! Ah, maestra! No, no, incidendo, le pacche rotte! Faccio lì! Faccio po, 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 faccio qui! Po, 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 faccio là! Ma tu ragazzo, Gerla, tu sei un ragazzo del bar! E quello vecchio che fine ha fatto? Dice! Dice! Licenziato! Perché praticamente si intalava! Is! Sono 20 anni che faccio questo mestiere! Vuoi sapere qua come mi chiamava il signor Gabrino? Come si chiama? Setta! Setta spagnola! Mi dà una passione! Aspetta, ma dai, capitato! Aspetta qua, aspetta qua! Aspetta, ma tu prima facci voi! Prima facci voi! Un babysitter! Un babysitter! Devo mangiare anche tu! E bucone! Come lo dirà la mamma sia, Ah! Allora mo mi dà da pitare, lascia da pitare, bravi! Perché io non ce la faccio! No, io non ce la faccio! Tu ti sei ricordato che eri un... Hai capito? No, cioè... Ti... Ma c'è le cocche terra! Sì, perché mi chiamo whisky, chopon, gin, chopon, red bull, chopon! Ma che significa chopon? Sì, chopon ci metto! No! Sempre il tuo cliente e io stavo dormendo all'improvviso ha toccato il campanello, mi sono svegliato e buongiorno direttore, e mi hanno licenziato e soccorrere. Ti sei ricordato che eri un pu, uno dei pu, quindi dei pu piacere, sono occupato della sirenetta. Come sta bambina? Canta la mattina sirenetta, potrebbe rapolire questo sport, guardate come li combinano. Ma comunque io sono perché io ho portato pure lo zucchero. Ma non è su zucchero? Ma questo è il zucchero di canna. Ma perché lo dico? Cannabis. Ma a me non piace. Ma mica se la vuoi la piace. Ma sei buon porto a me. Ma mi dici tu pazzo. E dai sono pazzo, mica sono struncio. Allora andiamo in pacca. Vado, scendi il patto a tutto zucchero, È una domanda. La risponde lui. Fatelo. Allora io vado, scendi il patto a zucchero, Fatti che ci metto. In danno ci metto. Non ti preoccupare, Farfallina! La farfallina! Dove vuoi? Che ti metto la farfallina? Dove la farfallina? Perché mi scattavo solo mezzo ring. Allora davanti E sono Maria Vide! Buongiorno! 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 Raga, raga!
mi non è buono. Mamma. Ero poco caffè ci può. Svegliala! Ma non l'ho accesa! Svegliala! Ma me non tiro! Svegliala! Ma un piede di costa! Svegliala! Ah, fa nulla! Devi smettere di fumare! Chi dai? Tra le statistiche lo dicono, viene il cadavere a madre. Lo sai che in America hanno calcolato che il numero di morti coincide con il numero di fumatori. E non lo trovo. E poi che ci siamo sotto la macchina. Devi almeno tentare. 5 al giorno per un anno, sai quanto sono? Anzi. Più di 2.000 euro, che se si muove per una bella settimana ai Caraibi. Ne hai convinto, guarda, ci metto per 3 mesi. E a dove ci uccide? Guarda, 3 giorni in Albania. Ne credete in Albania? Ma si, adesso lo frenerei. Devi almeno tentare, prova che ce l'ho. Li ho provati, guarda, difficili da accendere, ma una volta ci siamo un bel retrobusto. Già, la so più. Te li devi mettere sulla pelle, quelli nascono nipotina. Ma quando viene? 24 ore. No, ma è qualche ora pure torno. Maria, questi cerotti rilasciano più nicotina di quanto il fumatore ha bisogno. Risultato, innalzano la soglia di dipendenza dalla nicotina. E babbo, però intanto puoi dire a questi fumatori. Ma non cazzo di smettere a te cerotti, però. Ecco qua, lui le sue teorie, folli. Per questo lo stato di la pensione, sennò tu come mangi? Mi ricordo pure, una vittima Sirchia. Sirchia? Un ex fumatore che si è tolto il vizio e ha detto no, ma la tavola brucia. Meno male che questo governo non ha fatto il ministro della salute, Rosy Bindi, perché così no, niente per me, niente per nessuno. Si proprio non sta studiando, a me che non si fa che. Ecco, fumo da pure nessuno. Non va a respirare il tuo fumo a bambini e a donne in gravidanza. Bambini non ne vedo, non sono incinta. Ma se lo sono io. E non può essere, ti manca la materia prima a te. Ecco, ma mi sei venuto brutto! Io se mi curo un poco, posso diventare come le venere di Botticelli? Maria, se tu non te ne esci ti trovi un uomo, così vai a farti a venere i Botticelli! Avete visto il mio scemino? Ecco, come vado a fare? Che non se la dovrà mai? Io non la faccio più! E tengo puzzle, e pianti, e le mozziconi, e basta! Ma sono basta! Non si fuma! Il fumo fa male! O sai che la medica si capisce una sigaretta dietro sotto la maglia? Che non lo so! È giusto! Allora perché devi respirare il tuo fumo? Giusto, giusto! Allora mettiamo che devi scendere in bicicletta perché deve respirare gas di scarico. Ma mi immaginate! Le ciminiere inquinano, chiudiamo le fabbriche, la corrente elettrica prodotta col petrolio pure qui! E stacchiamo la corrente! Io me la immagino l'uomo del futuro che apre la finestra, respira pieni comuni e pensa. Sono disoccupato perché è chiusa la fabbrica. Piove e fa freddo, non posso uscire perché tengo la macchina ferma nel garage da 2 anni. Non c'è corrente e non mi posso vedere alla televisione. Ma rinda sta in urna di merda. Ma mamma fuma una sigaretta. Io a te volevo. Stamattina 7 minuti e 42. A dove mi arrabbò? Marì, io quando entro sotto la doccia, mo levo l'orologio. E ti ha sbattuto la puzzata? E non l'ho sentito. Anzi, vedi che si deve aggiustare lo scaldino. Quello dopo 5 minuti si spegne. E lo faccio la doccia con l'acqua fredda. Ma una volta quando levo pure l'acqua fredda. Ma non lo sento questo lo scaldino. Ma sta dando con tu lo scaldino. L'acqua poi è una risorsa preziosa. Tu dove fai la doccia ferma la mattina, ma la notte tu fai un cuscino in terra. E non è colpa mia se le notte faccio sogni agitati. E che piace di fare? Non cominciamo. Io non sono uscito da un inverno per entrarne in un altro. A parte che in quest'inverno qua mi sono da chiamato. Quando vuoi devo prudere la tua moglie. No, no, meglio qua. Quello lì era l'inferno degli inferni. Sì, io lo dovevo capire il primo giorno di viaggio di nozze a Venezia. Quello lì non era il gondoliere. Era Caronte che mi traghettava. Ti pessimisti, camminate a te così. Ma il matrimonio è il coronamento del sogno tra un uomo e una donna. Che arrivano all'altare, si spattano gioia e dolore, si spattano ricchezza e povertà, si spattano nella buona e nella cattiva sorte. E alla fine... Si spattano! E il tuo cucinetto è pronto! Visto tutto te che sta casa in abbe, non la colazione è già passato. Sto bene l'unico anno di... Stamattina ti ho bussato per potere un latte, che non hai risposto. Ma che ora è? È 5. Ma io l'altro non la c'ho a prendere, non la c'ho a prendere. Vabbò, casa fa lo prendo. Secondo te? Secondo te? Uè, guarda!
Mariuccia! Forse latte non è buono! È impossibile, è lo stesso del mese scorso! Ma dove sta punto? Il solito signorino! Ho mangiato presto, tutto la presto! Questo latte! Allora, ho il birriflatto, ho fatto i pesci da buatta! Ah, le famose pesche della buatta! Mai, quando sono state raccolte queste pesche qua, l'uomo del mondo non ha detto sì! Ha detto... Uè! Babbo! E poi tu fai un vitrano con il tuo frigorifero! Chi te può? Tra le ore faccio mie vacche cari cotte! Cazzato scodendo troppi soldi! Bisogna dare una stretta alla fine! È una mano da capezza! E poi divento un sexy! Papà con spiritosi, che tu sei ospite in questa casa e dopo tre giorni fuori tutti! Sì, ma i scantini, ma dai, non puoi tutti! Sì, ma ora capito, piccolo più scantino! Tu sei più acido, non latte che mi sei dentro frigorifero! Ma tu sei che arrivata mattina sera? Ti faccia io! Tu non vedi perché non mi direi un cannuolo! E la tua frigorifero! E tu non vedi? Parate il sole e batti maglio! No, ma me lo vuoi dire? La casa mi ha fatto il mio fratello! La casa mi ha fatto il mio fratello! La brecca! E che? La passiamo da un attimo! E tu non vado da no! Capano più di bene! Ma io sono morto! Che cosa si sta? A Vigolo! Ah, da Vigolo, fino a molto ora! Ah, poi io sono stato dalla vicina a fianco per un caffè! Ah, la signorina Olga! Fate parlare di io! Ma io non ho capito! Questo da due settimane che abita qua e già fa parlare di sé! Non basta gli spasimanti che vanno e vengono! Che è la risoluzione pure sulla nostra pensione. Ah, la nostra pensione? Era tua? Però si è messa anche a disposizione per farci avere un aumento. E quella è la signorina Imps. Ha detto che conosce un pezzo grosso al ministero. Conosce. Sotena! Zitta! Io non porto a chi si dà la mano, si sovente, io non porto! L'importante è che si è offerta di darci una mano, no? Perché da quando è entrato l'euro, la pensione è rimasta in lire. E il mofito, Tony? Ah, mofito. Ma come fai a te fidare la persona? Non lo so, puoi dire... No! Cavana, ma che mangia il caffè? E apre il caffè con il mio fratello! E noi che siamo? Lo siamo, amici! Andate il caffè! E apre tutta la macchinetta! Quando non mangiare, non mangiare il caffè! Dopo il caffè, non mangiare! Amicizia! Avrò colta di sorpresa, sarà sicuramente in... Chissà chi è? Allora, prima aprire la porta, ha detto chissà chi è. Poi una volta aperta la porta, è venuta la conferma che era in... Chissà chi è? Non signore, se era aperta la porta, non può dire chissà chi è. No, Tony, chissà chi è vuol dire che l'abite succinte! Una cinta che avvolgeva questo vitino sinuoso e quella vestaglia trasparente di seta. Seta! 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 Se soccato un canto! E lì un raggio di sole l'ha penetrata e lo visse in onda avanti con le pace di dieci casi che adesso mandano lì di volo. Come si chiama? Gabriele! Di Vienna c'è chiusa la porta! Perché? Le mani! Pronto! Prego, accomodatevi! In camera da me! No, ma in cucina, aveva lei, c'aveva un vassoio con un caffè, ma specie di cornetto, nel passato me lo si è abbassato e l'ho visto. E lo è zero! Non c'era! Con l'inserita! Ma con l'inserita, che ha tutte cose che ho posto! Cosa? Tutti i sangue mi sono passati davanti, è l'ultimo sangue perché si è sbagliato il sangue, è in quel momento! È in quel momento!
In quel momento sono sentito come urlo e sono voluto capire che è successo. Mannaggia, mi hai chiamato, mannaggia. Mi vado a fare una doccia fredda. Aspetta, calmati. È pur sempre una femmina normale quello, no? Normale? A te ti pare normale? Quelle 12 giorni si è comprata casa, l'ha mobiliata e tu hai visto mettere sotto? E te? Una vulva! Una vulva! Che sei? Ma che sei tutto il tuo da Peppi? A Peppi? Ma chiama a te! Ma chiama a te, ma già riesci a mandare me! Ci basta tutto! Quindi per te non è cosa, eh? Ma soprattutto i soldi! A maggior ragione! Ho deciso, la lascio! Non vado me! Bravo! Vicino a una donna come lei ci vuole un uomo forte, coraggioso! E tu hai una figlia! È vero che io sono stato cacciato di casa. Ricordo. E mi ha fatto lo sciogliere per le scale con tutta la valigia. Però una volta durante la discussione io non ci ho visto più. La furia sangue. Che va? Essa. E come senti di quantità? Non ci ho visto più. Capato con tutta la casa. E quando spingo da tenere. E non girava. Poff. Pardon. Non girava. Poff. Pardon. Ma che è questo pardon? E se spingo la francese. E la mia casa. Qui, ma dove? Lì, leggi qua, leggi qua. Oh, aspetta. Ma non scendessi meno sul petto della pasta. È un cagnolo imperdibile! Sì, ho capito, ma perché non me ne dica sta piovendo? E stai per foglio, ma c'è sta! Guarda, c'è 20 centesimi, si fa 20 km a piedi. E sotto l'acqua! Ma non fai come? Però va bene, 20 centesimi sono pochi, ma sono 10 kg di pasta! Ah, che quello sia così di dire con mezzo chilo! E malatirata! Mia sorella non è una malatirata, è proprio tutto lato destro! La paralisi? Sì, una volta l'ha giudicata, però dopo mi sai. E ti arriva a dominare? L'avevano scambiata per un'acqua bomba e riniettava moneta. In realtà lei tirava e riempiva la sua. E com'è risolto? E gli ha detto, signor commissario, è vero, e qui la presente, dice, ma io, dice, ma tu, e sono d'accordo. Ma il problema non è questo e non è quello. E quando uno si girava di me dice, oh io qui, d'altronde, signor commissario, signori della corte, e qua c'è ricere, e qua c'è ricere, e che vuol dire che fa? E lui? Ora dai, è mio vostra sorella. Tonino, troviamo la soluzione. Il latte scaduto, la doccia fredda. E poi non è possibile che ogni mattina trovo 2 mm sul fondo della bottiglia di bagno schiuma. Io la svuoto, la sciacquo e a mattina dopo stanno una roba là. E lei che te ne pensa la cosa è giusta. Deve avere un bottiglione di bagno schiuma che sono 2 anni e non finisce. Il bagno schiuma? E lo shampoo di forfora a fatte la luce. Non lo faccio nella cosa. Allora, va. La vedi questa? Questo è un mastro lindo del 73 doc. Ottima data! Mi ha suonato quando l'ha cantato un po' non ma vorrei capire il tratto. Chi è? E sono io! No, la mia. Ma perché bussino? Perché il postino sono da sempre le volte! Ma tu non sei il postino! Eh no! Però non esci, Maria De Filippo, perché non è buono! E io perché sono salito? Perché praticamente queste io qua sono venuto che ero a casa a tutti. Ma non mi sono ricordato perché... Che? Ecco il mio cugino. Vostro fratello è stato uomo! Perché io praticamente non mi sono venuto qua che io non mi ricordavo che ero uno dei pubblichetti che non la mirata io, forse ne stavo una battere. Poi il mio viso mi sa che sono passato. Chi è? Filippo, mia nonna. Ma dove sei vostro cugino? A chi? A questo! Yeah. È suo marito, amica! Buongiorno! Marina, ma che si vuole fare? Marina, sei bloccato! Qui, Marina! Una volta che andava a casa di famiglia, vuoi famiglia? Oh, man.
franciso. Ecco, fai un francese. È capace. Sì. È capace. Zidane. Capace? Zidane. Allora, mi dovete... Che? 2 euro. Perché? 2 euro. Oh, no, Ma che? E ho detto, fammi andare a fare il servizio a Ettore e Torino Sacciapone. Non c'è sta nessuno, non preoccupare, sono tutti fuori. Chi è? È la madre. È suo marito, aprile. Buongiorno, Martina. Non te fa fare il tuo, Martina. Ma c'è da Aurelio? E vabbè, facciamo un po' di cultura. Guarda qua. Cambiano i governi, ma sempre da meno voglio. Noi, il ministro dell'economia, stiamo facendo la manovra per tamponare. Manovra e tampona! Politica della macchina scippata. La manovra da tampone è una manovra finanziaria. Anche se sono alla fine della manovra, non ho finito da tampone. Ma è buona me come il bollo. Chi te che vuoi mitomi? Sto ministro sa fare o ci vuole acqua fredda? Lui no, ma fra poco ce la farò tutto quanto, non è più. Ah, ma non è mai che sullo scalpiglio, è il ministro! Bravo, vedi che stai cominciando a capire pure. No, me non voglio capire di più. A me mi interessa solo pallone. E se il classico italiano che mangia male pallone. Solo pallone, Tomì! Mi sei in obietà. Bravo, ma tu vuoi mettere la soddisfazione come napoletano di Fabio Cannavaro che vince il pallone d'oro e che ha dichiarato per il suo sogno di quando era giovane? Chissà qual è il sogno dei giovani napoletani. E sarà un po' pallone Cannavaro. Sempre solito pessimista. Comunque è una bella cosa, ad esempio mi ricordo che da Iervolino gli ha dato addirittura le chiavi della città. E se ne verrà in vacanza, se qualcosa da quei piani. Comunque ci voleva, soprattutto poi dopo lo scandalo di Calciopoli. E noi abbiamo scoperto che il calcio era truccato. E chi sono spattato? È stato un fulmine a ciel sereno per noi tifosi, è stato come fare una doccia fredda. E che si sta filando fa sto ministro? No, ma non è stato ministro. Ah, è stato Moggi. Sì, Moggi perché è stato beccato con l'intercettazione telefonica. Prodi è stato beccato con l'intercettazione telefonica. Fiorani, intercettazione telefonica. Ricucci, intercettazione telefonica. Allora è struzzo come è stato facile il cuglio Dio. Guarda che va, scandalo! Ma tu ti ricordi della professoressa che beccarono a fare sesso con gli alunni? Tony, sai che te ne io voglio tornare a scuola! E basta arrabbiare a te, non hai petto di interrogazione, mi offro. Professoressa, posso venire io? Una cosa a piacere, sì, però a piacere mi... Ma immagina l'imbarazzo del preside quando poi li ha trovati nudi! Siete, ragazzi, vestitevi e tutti fuori! E tu dite buon lavoro! Dopo, andate a licenziare che era perso posto. E che se ne porta? Sai quanti soldi si sta bimbando dopo scuro? Certo che l'Italia va male, ma Napoli peggio. Ma dico io, non è possibile che noi riusciamo a risolvere il problema da un mese. E dico un problema. Quindi, l'immondizia nel mondo si butta. E a Napoli cade in un mese a Bascio Palazzo. Ma perché noi ci affezioniamo a certe cose, capite? Secondo me è perché non si fa la raccolta differenziata. Dai, non si fa la raccolta differenziata. A Napoli si fa la raccolta differenziata. Il lunedì a Marco, la classica, il martedì di vetro, il mercoledì lunedì, o giovedì si è tutto quasi Napoli. E Napoli faccia così! Ti ho visto che l'altra volta hai buttato la carta nel contenitore del vetro. E fanno la carta vetrata! Sei il classico napoletano. Sai chi sono i primi a fare la raccolta? Chi so? I milanesi. Sembra da loro, i primi della classe. Noi non possiamo competere, siamo proprio geneticamente differenti. E quello è la storia, io dico sì.
I milanesi hanno fatto le 5 giornate e i napoletani 4. Ah, quindi sono meglio amati malati! Chi sei Baniglie? Maria? Questo ormai non ci lascia più oggi. Chi è? Sono io! Io chi? E io Corina! E chi mai ti sta scusando? No, come dire signorino! No, Margarita! Io Ucraina di grande famiglia ucraina! Io Ucraina di Ucraina, non Ucraina, mamma Rus! E mamma madre io stiamo perché ero proprio qui! Esattamente! Io sto a posto, i documenti per prendere! Volete vedere? Sì! Ti! 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 Ui trama di oggi su cazzi su qua! Ti! 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 Tieni, tieni! Hai capito, lì, in Ucraina, sulle foto tessere, mette le caricature! Non mando a guarda un giochino, eh! È un giochino che si devono mettere tutte le case da posto e poi esce molto vero? No, no, questa fotografia è fotografia sul mio paese! Beh, ma dove è il tuo paese? Non se ne accorti che mi ha riscattato se mi si mette la cimitello! E non so, non so, io non c'ho un po' con tuo padello! Poi col tempo! Quel poco! C'è penso proprio! Ma prego, accomodatevi, fatemi accomodare. Io ho poco brutto di faccia, ma di corpo! È regolare! Andate tutti i giorni! Io non credo ho vinto anche con corsi di bellezza! E che mi sei? Mi sa sbagliare! No, no, mi sa belle gambe! Io la sera mi esibivo, il pubblico vedeva molto del cigno! E un ballerino arriva molto lungo, è vero! Infatti mi hanno licenziato! Sono andata a lavorare in discoteca, facendo la lata cubo! Sopra cubo! E fu proprio lì che tra un drink e un altro drink è successo il prang. Cioè? Rimase pieno. Mamma rugana. In Ucraina non si è niente. Ma cosa ci volete di santo? E non ti hai mai saputo, da quando è successo che avevo uscito a faccia. Quindi lui ha preso le sue precauzioni. Signorina, ma in ogni modo, ma voi da me che cosa volete? Io lo so, voi mandate soldi per crescere bambini al mio paese. Io invece sono dovuta venire qui per crescere mio le bambine. Ma ci ha pigliato un po' lui. Ma prima ci ha pigliato un stomaco. Ma lo stomaco, lo pigliato via. Signorina, ha posato creature lui per quattro di gacca. Era da loro. Ah, il fio! Ah, stai sempre lì, c'è vero. Il signor... Non vi dico poi il viaggio per venire qui in Italia! E immagino un dramma proprio! Ma guarda un dramma con la prega! Quanto prega tu? Eravamo io, Rita, Pierina e Mandarina! Si devo dire tutta la cascetta! Eravamo nascosti in un vagone! A un certo punto ci hanno scoperto! Irina ha cacciato le tette! Mandarina ha cacciato il sedere! Pierina ha cacciato le cosce! E io... ha cacciato i sordi! Brava! Destino di sopravvivere in sogno importante. Ma adesso faccio la cameriera. La signorina Hong è tutta un'altra cosa. Ma fate vedere subito il permesso di soggiorno. Lei è vera buona signora. Ah, è bello pizza, signore. Un tuo mi pagamento ogni mese. Signorina, ma voi alla fine, da me che cosa volevi? Che cercate? Ah, sì, sì, quella signorina Hong ha detto tu vai di là, c'è sta usicchio piatto. Non è una questione di razzismo, ma io proprio con voi, va bene. Scusate, voi siete pazzo e me lo dovete dare! Sei pazzo, ma sono pazzo fino a un certo punto, non è la... Quella signorina Onda ha detto che guarda pure da fa pratica! Io voglio essere bocciato pure all'esame di origine. Cattata mia! Ma già fa? Cattata mia! E come c'è un carto? E che ci sta a cantare? Ma fate la vivanza! Ma ci sono dentro! Ma mi sono lì, non vi preoccupate, accomodatevi pure io vado a prendere subito l'incartamento, va bene? Va bene, va bene! Ma tu vai, io sarò un po' di mano, mi piace più qua! Come sono troppo di mano? Sono di mano! E così voi cucinate alla signorina Olga? Sì, sì! Scommetto che la vostra specialità è l'insalata russa! Ma non ti No, signorina, non piangete!
Vabbè, voi forse in Ucraina vedete diversamente. Sì, perché là fa freddo, va a finire che si aprite la bocca. Sono un cielo nel gengiva! Ma smurino, ma che cosa buio! E che ci cucinava la signora Olga? Ostriche, caviale? No, no, sono cucina macro priori, perché degli ingrassare, David! Sicuramente è un problema di clitoride! Signorina Olga, questa è la parola, Olga. Signorina Carina. Carina, questa è la pratica della pensione, mi raccomando, non la perdete. No, no, è chiaro, non preoccupare. Poi la signorina Olga sa il fatto suo. Ma l'importante è che non ci siamo fatti libero. Quale fa? E che va già a ricere, che lo posso ricere, e che butti che fa. La 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 la. Ti volevo dire che la pentola antiaderente che hai comprato non lo è per nulla. L'acqua è evaporata e il contenuto si è attaccato alle pareti. Ora c'è puzza di bruciato ovunque. E che succede? È stato caldo da Passa. Signorina Olga, quale onore! Mi regno è su regno, mi casa è su tu casa. Io Tarzan! Jane! Io Tarzan, lei Jane! E gli fossi scelta! Sì, scelta, sì. Sono venuta a chiedere un favore. Qualsiasi cosa, e c'è di soldi, però, i soldi, sì, sicuro, Tonino! Pure i soldi, chiedete! Sono disposta a non fare mutuo! Sono venuta per la pratica. Brava, saltiamo la teoria! La pratica della pensione. La metto che volete richiedere? Ah, sì, 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 va bene. Ma se io faccio una cosa per voi... Qualsiasi cosa! Mi serve uno notte e giorno. E come si fa? Uno fa il giorno e un altro la notte! La teniamo! Ma non scherzate, un collaboratore domestico notte e giorno, quello che aveva andato via, un bravo uomo dello Sri Lanka. Domenica! Cosa? Lanka! Ma che cosa fa a te? Specchietto! Delle mie brave! Ma chi è la più bella delle ami? Ma la signorina Olga, naturalmente. Ah, l'attore. Attrice. Allora, potete darmi una mano a trovare questo collaboratore? Potete stare tranquilla. Potete dormire tra due coscioni. Cuscini. Beh, ma siamo qui così a chiacchierare. E non ne siete nulla. Che figura di merda. Gradite qualcosa? Ah, ho fatto un libro a me. Ce l'abbiamo il Martini? No, il Martini è finito stamare. Ma che peccato! Ma che peccato, ma ho detto lì! Quante volte ti ho detto che quando finisce il Martini lo devi comprare! Qua. Martini, Martini, mezzanotte sì. Sempre Martini. Sentiamo, io vado a sbagliare la lì. Sì, non mi chiede l'acqua, sto tappo. Ma giocherelloni, facciamo una cosa, apriamo il frigo e vediamo che cosa c'è. Bravo, mi piace sta cosa. Ah, vai tu? Io? No, no, io a finire che si apre il frigo, il mio compie freddo e mi amato. E poi Tonino, tu sei il padrone di casa. Il padrone di casa. E va bene, apriamo questi frigoriferi. I frigoriferi sono fatti per aprirsi. Ma perché così nervoso? No, dovete sapere che il frigo l'abbiamo comprato di seconda mano. Ah. Una combinazione! Sì, sì, è stata proprio una combinazione. Ma è guasto! Abbiamo rimandato tutto il potere tecnico, ma niente. È rotto e non si apre, non si apre, non si apre! Ho aperto! Vabbè, siamo fortunati, allora che cosa c'è dentro? Bitter rosso! Bitter rosso, sì. Per tre, eccomi! Ma come hai fatto? Aiuto! Questione di orecchio! Ma che questione di culo! 1982, la data di nascita di Ceruzzo Che Guevara. Come ho fatto a non pensarci prima? Santa la Maria per la capo per chi bravo. Comunque, per il vostro aumento di pensione, state tranquillo. Ho molte conoscenze in altre sfere. Ah, che sfere! Alte! Sode! Non mi preoccupare, signori.
Regina Olga non vi facciamo prendere colera. Sappiamo come va il mondo. Un caffè non ti nega nessuno. Solamente a sta casa. Ma che cosa dite? Noi non dobbiamo legare nessun meccanismo. No. Io lo faccio perché voi siete simpatico, sempre così carino come me. E in fondo che volete il vostro fascino. Dite. Solo che vedendovi sempre così conciato, questo pigiama, ci vorrebbe un look più giovanile, casual. Non so, magari un jeans. Voi non passereste osservato e fareste girare la testa a molte donne. Signorina! Sì? Ma anche io faccio girare la testa alle donne! Sì, infatti le donne appena lo vedo girano la testa. Vale, la davanti! Ecco, la vostra madre, che puzza! Ah, Maria! Ah, Maria! Ah, Maria! Amore! Oh, no! Ah, e quella è il re di condominio! Ave Maria! Viene di spesa! Maria, proprio adesso abbiamo fatto un brindisi in tuo onore! Ah, che brindiamo! E Torino, ci costituiamo subito, che chiamagli all'evidenza! Costituiamoci! Qua c'è gente che non fa miliardi e è finito in Parlamento! E che tre vite non siamo finita l'era! Però prima passavamo come ospitale. E' venuta per la pratica. Non per pratica della cappatura. Ma no, la pratica della pensione. Ma che dico? No! Avete sentito? Il mio telefono che vibra in camera. Aspettami. E quando vai? Non ho mai visto più grande telefonino, deve essere un'esperienza bellissima. Allora, Maria, come va col tuo uomo? Ma quale uomo? Mi sono zuterno. Anch'io? No, voi siete single. C'è stata una bella differenza fra la single e la zotella. Se la single fa sesso, è normale esigenza fisiologica. Se lo fa la zotella, ho buba da sfogo. E quando sfogo sta zotella? Chi vuole un po'? Io lo vorrei. E lui? Ricky. Il brunetto che sei sempre qua? No, c'era un amico. Sì, amico. Ma siete brillando gli occhi soltanto a nominarlo. Non ho brillato gli occhi. Ma è una mia piagna! Maria, Maria, ma noi siamo donne! Noi qui! Ma certo! Solo che tu intendi nascoste le tue note femminili. Ma raccontami, che cosa stai facendo per conquistarlo? Io lo cucino 3 volte al giorno. Già faccio più. Ho provato a prenderlo per la gola. Chissà, voglio un visto, ci metti, dove sei pronto? E si vede che non gli piace la tua cucina. Comunque è un cucino che porta la cena anche a casa. Solo cibo afrodisiaco. Ah, e segnate il numero. Sì. Quando chiami, devi ordinare 2 menù special. Come? Special. Vedrai, non te ne pentirai. Ma le provate proprio tutte. Tutte? Quelle che so. Io da 35 anni tutta la roba d'altro. E allora lasciati consigliare da qualcuno che è più esperta, se vuoi. E cosa fa tuo papà? No, la prima lezione è gratis. Ah, e va bene, allora prendo appunti. Maria, se non hai preso quelle buone, io allora va preso per le cattive. Sì! L'uomo va preso per le palle. Sì! Bisogna risvegliare il suo istinto animale. Sì! E bisogna tirar fuori la bestia. Sì, è come se fa. Tutto pronto. A volte basta anche un cappuccio. Ma tu chiudi, tu chiudi pure il tempo! Ehi, ha bisogno di questa luce! E
strada, lì, sicuro, prendi là. Che la tavola che mi prende. Complimenti! All'ammorbidente! Sì, qui la tocca! Signorina, rivestitevi! E qui di là, ma perché la per i vestiti, scusa? Così bene! Ma va bene, guarda che è andato! Ma che cosa avete fatto? Troppo casual, va bene jeans, ma sopra ci vorrebbe una giacca blu. Maria, dei miei consigli, fammi tesoro. Ciao, tesoro. Ricci, ma lei stessa l'amicizia che... Chi trova una figa trova un tesoro! Mia amica! Cazzolito! Ma poi anche lei scuola! Ma dove? Dove qua, le ma voglia qua! No, ma siamo fuori, non ci aspettate, ciao! Va bene, ciao! Ne approfittiamo pure. Pronto? Sì, sono la vicina di casa della signorina Olga Sweet. Sì. Vorrei ordinare due menù special. Sì, sì. È possibile a domicilio? È prima che potete. Arrivederci. Oh, che velocità! Una bella volta! Ah, no! Vicino! Che sta? Stavo a cavo del corteo di mia madre e mi vedono a mantenere uno striscione. Polizio. Non ho potuto reagire! Poliziotti cattivo, Angela! Ah, poliziotti! È stata la maestà! Io ho detto non passiamo sotto casa, non passiamo! Chi mi ha visto la coppia? Ci sono una mazza e te la polizia, ti ho detto guardate come si fa! Pum! Sarà perché sì, lo so! Sarà per i fatti della bolletta! Ma che fatto, Ciro? Mi ha dato i soldi per pagare la bolletta della luce! E beh, tu l'hai pagata la bolletta! Ma la bolletta va qua, la bolletta va più qua, ma che non so! E va buono, non fa di ghiaccio! Vuoi bere qualcosa? Il solito! Per l'esattezza 203,50 e 3,50 che mi dico che ho sbagliato e devo pagare. Ma ne posso mai qua 200 euro in questa sera. Un miracolo mi può salvare, una santa. Santa Maria, aiutami tu. Nada molto. È l'ultima volta, ma andiamo. Pure la volta scorsa era l'ultima. Ma quando era l'ultima? Ah! Sei potuto una cosa tanto papà, questa situazione insostenibile, non c'hai la sta casa. Ciro, tu se proprio devi andare via da casa, ti devi sistemare. Devi trovare lavoro e una donna. Ma in serbando proprio! Nella donna! Del lavoro! Ma tutto il mondo lavora! Vieni qua, leggiamo le intenzioni, vediamo se c'è qualcosa. Cercasi ragazzo per la tua lavaggio. Ma ti faccio tutto il suo bordello, con la globalizzazione, voleva la fatica di accestare la comunità, via! Va a uscire tu può fatica. Ma stai scherzando? Mi facevo guardare noi tu, ma mi dovevi andare. Ma come se proprio? Un lavoratore non mi chiamava ogni 5 minuti. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. E quello si preoccupava. Ma erano le ragazze di Gesù. E ci ho dicendo, ma si tutto a mano, perché non mi ero a fatica a casa. Ma così, ma tu che lavoro vorresti fare? Marino, bello che sei te, dimmi fino a ne faccio i soldi. Io hanno i soldi. E che come ti va, marijuana? Quindi si fa, sei legale, e si m'arresta. E c'è una bella città di Capuzzi. E questo sarebbe il tuo lavoro ideale. Ma quando mai? Il mio lavoro ideale è un lavoro che inizia a essere 9:30 del mattino. Se ti vengono a prendere, ti portano un bar, ti riempiono un caffè. Fatti chiacchiere con gli amici, si vanno e poi portano un ristorante e mangia. Ma esiste questo lavoro? Esiste, lo parlamentare, per me, io sto facendo una carriera. Maria, Maria. Uè. Hanno bussato. Ah, sì, mamma mia. Buongiorno. Sayonara. Ah, ho fatto sayonara, sayonara. 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 Ma che schiena! Mi è una sorpresina per te! Non vuoi andare veloce veloce! Ma che è? Ma che è? Prendere la mia mamma! Ma che è? 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 Ma che è?
no. No, Santa! Santa no! Vergine sì! Puoi fare io no! Sì, vuole! Sì, sì! Come sì! Ma io! Ma io! Oh, che? Puoi fare io no! Sì, che, dai! Hai capito, metti il mio sbalzaggio! Uè! Scoprire il giapponese! È coprire! Tete! È da me tutto a fondare, coprire! Tete! Scoprire! Tato! E questo che è? Stai! Guai tu! Ok, sì tu! Sono 140 euro! Sbagliato quasi, così mi metti! Ha cantato un po'! Attraverso! Hai visto che la mano può! Adesso ho il muso! Piccere! Perché sì tu! Sono 149 euro e 90! Cassani 150 euro! Ma è afrodisiaco! Ato! Allora si vede un turista. Quando tutto mangia, ho portato un liquido tanto afrodisiaco. Non ti devi preoccupare. Bastano tre cose. Uno, due, tre. Quando un uomo vede donna, diventa come d'oro! Ma a proposito, ma quando viene donna? Non ho io la donna. Tu! Venite, venite alla manifestazione, adesso so, mi ci mangio. Ma è soprattutto sushi, sai che cos'è? Sì, pesce crudo. Brava, ma per lei, se è pesce crudo, perché è sushi? Perché si fa? Se è pesce crudo, perché è sushi? Giappo, perché? E mi sono messo a fare la tua madre! Ah, non lo conosci! Ah, no, no! Vuoto! Usaka! Usa là! Ghiaccio! Chi è? Sono buono! Dite! Ma che un altro dei teneri
la sala da griglia. E qua? Cali di koala. Ah, due formiche sotto in alto. Senti, Lidia, cosa ci consiglia? Chiamate tu i pizza. A che si deve questo? Pizza. Ah, senti, croquet. Poi, vai, vai. Non è questo e non è quello. E che cos'è? E che la rovina non sta alzando la
siete? Voi ci siete arrivato prima! Io all'inizio pensavo che fosse lei, poi dopo l'ho capito. E indovinate chi spende i soldi? Sì. Il ministro delle finanze! E caso 35 punti. Altre risposte così? E ti caga fatto! Sì, caga. Mi raccomando, questo è difficile, non mi cadete qua. E poi fatti mi piega il pantalone, non un salto. Dopo facciamo tutto quello che vi voi, però adesso ascoltatemi. Come vedete l'altro sesso? Col binocolo! Sì, è vero, è tutto e vero, l'ho fatto! E vabbè, ti prego, tu sei... Signorina, si calmi! Che non ho bisogno di conferme! Silenzio, faccio sgombrare l'aula! Avanti! Scarpa, io il tuo terzo atto! Ah, sentite, ascoltatemi. Immaginiamo che siete sposato. L'ho sposato. Immaginiamo. No, quello è vero. E mia moglie mi trattava come un cane. Immaginiamo che non andavate d'accordo. Io ve l'ho detto. Primo anno di matrimonio. Siete a cena al ristorante per festeggiare. Non ci sta nemmeno un centesimo. Sta scritto questo. No. Ha fatto scrivere solo quello che volevo lei. Ti ho scoperto con un senso. Bravo, bravo. Tu sei l'avvocato di mia moglie. Però ci sfondo. Ma insomma, si calmi, signor Tonino. Ma è un sottolino. No. Io sono Ettore, il cugino. Ah, nemmeno voi siete Tonino Cardamone. No. Ho capito. Tonino Cardamone non esiste. Oppure se è esistito adesso non c'è più. E chissà da quanto tempo mi state tassando i soldi della pensione. Sapete questa come si chiama? Truffa da dello Stato! Bravo! Solo quest'anno ne abbiamo beccate a centinaia. Solo io ne revocate 30 di pensione. E con questa fate 31. Scherzate, voi scherzate. Ve ne accorgerete che è l'ispettore Cagace. Ah! Non me lo dite, Tonino Cardamone. Sì, mi è piacere. Eh già, ne è uscito un altro, ne è uscito. Tonino Cardamone, Tonino Cardamone, Tonino Cardamone. Siamo tutti Cardamone qua dentro, ma mi faccia il piacere per cortesia. Ma chi? È l'ispettore!